Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport di Audubon Est e Radio 1 e Stampa Radio. Come di consuetudine vi do subito le notizie di sport regionale, poi di sport nazionale e internazionale. Tutto Udinese di Natale promuove 8. Squadra ordinata, tutti e nel loro ruolo. Udinese terzo stop e Berami sarà sottoposto a esami strumentali. Andiamo a vedere altre notizie dello sport nazionale e internazionale. C'è stata oggi la conferenza stampa del nuovo allenatore del Milan, Gattuso, Rinvio Gattuso, e dice la parola di bruciarmi non so cosa sia, come un evento e come una finale di Coppa del Mondo. Altre notizie di Serie A, si parla già del Napoli-Juventus, il mondo alla rovescia, il fortino di Sarri, le amnesie bianconere. Oggi compie ben 40 anni uno degli eroi italiani del Mondiale 2006, Fabio Grosso oggi compie 40 anni, tanti auguri a lui. Altre notizie, Serie A. Difesa 3 o A4, chiavi della squadra a Suso. Come giocherà il Milan di Gattuso? Andiamo a vedere. Calcio, l'idea di Cannavaro. Presidente della FIGC, mettiamo Buffon. Notizie in particolare di altri sport. Biathlon, doping, squalificata la russa Vilokina. Karin Oberfer, sverso il bronzo di Sochi 2014. Tuffi Cagnotto, sarà mamma tra 2 mesi. Tornare a Kyoto 2020, non lo escludo. Dani Alves dice il calcio italiano è arretrato, con la sola storia non si va da nessuna parte. NBA, cadono Boston e Golden State, Cleveland avanti nel segno di LeBron James. Andiamo a vedere altre notizie. Andiamo a vedere. Serie A, Cristante prolunga la maledizione del tabù di Benevento. L'Atalanta ha vinto 1-0 ieri sera. Pallavolo, Busto Arsizio sbanca Firenze ai tie break nel posticipo di Serie A di volley femminile. Serie B, Almanuzzi di Cesena decide il difensore Scogna Miglio, Cesena 1, Brescia 0. Altre notizie, Nangolan dice De Rossi rimane un esempio, ha sbagliato ma noi con lui. Altre notizie, andiamo a vedere. Rugby, ranking mondiale, l'Italia scivola al 14° posto, Nuova Zelanda al comando. Andiamo a vedere. Calcio, molestie da parte dell'organo tecnico. Una ragazza rinuncia alla carriera di arbitro. Pensate un po' voi. Andiamo a vedere invece le partite giocate ieri sera, i risultati anche di oggi e anche di domani. Serie A. Atalanta ha vinto facendo rimanere sempre a zero il tabù del Benevento. L'Atalanta ha vinto con un gol di Cristante 1-0. Andiamo a vedere altre notizie. Serie B, Cesena 1, Brescia 0 ieri sera della Serie B. Altre notizie. Andiamo a vedere. In questo momento si sta già giocando la Coppa Italia, quarto turno eliminatorio, dove alle 15 già
Stati Uniti e già stanno giocando Cagliari-Pordenone e il Pordenone sta già in vantaggio con 1-0 il Pordenone sul Cagliari. Ma invece alle 18 ci sarà la SPAL contro Cittadella e alle ore 21 stasera Sampdoria-Pescara. Invece c'è la Premier League infrasettimanale. Anticipi sono Brighton over contro Crystal Palace alle 20:45, stesso orario anche Leicester City contro Tottenham. Invece alle ore 21 giocheranno Watford contro Manchester United e West Brom contro Newcastle. Coppa del Re, 16esimi della finale. Il Malaga giocherà contro lo Numancia di ritorno alle 19:30 come Leganse Lavalois. Lavadoid. Real Madrid giocherà contro il ritorno al Bernabeu del Madrid alle 20:30. Levante giocherà contro il Girona alle 20:30 e lo stesso orario anche Celta Vigo contro Eibar. Andiamo a vedere invece i risultati di stanotte delle NBA. Golden State Warriors hanno perso in casa contro lo Sacramento Kings per 106-110. I Clippers hanno vinto per il derby contro i Lakers 120-115. San Antonio Spurs ha vinto 115-108 contro il Dallas Mavericks. Houston Rockets ha vinto 117-103 contro Brooklyn Nets. Boston Celtic ha perso 108-118 contro Detroit Pistons. New York Knicks ha perso 91-103 contro Portland Blazers. Poi Indiana Pacers ha vinto per 121-109 contro Orlando Magic e Philadelphia ha perso contro i Cavaliers per 91-113. Andiamo a vedere invece domani Coppa Italia. Quarto turno eliminatorio, altre partite, alle ore 15 giocherà Sassuolo Bari, poi alle 18 Chievo Verona e la Sverona, il derby veronese del Coppa Italia, poi alle ore 21 Torino Carpi. Invece turno infrasettimanale di Premier League, 14esima giornata, alle ore 20:45 tre partite dove ci sarà Arsenal contro Houston Vol, Brooklyn Mau contro Brooklyn, Chelsea di Conti contro West City. Alle ore 21 invece altre tre partite, Stoke City contro Liverpool, Everton contro West Ham, Manchester City contro Southampton. E quindicesima di League One, ci sarà domani il Paris Saint-Germain contro Toyes. E in questo momento possiamo aggiornare in diretta che il Pordenone è stato raggiunto adesso 1-1 dal Cagliari, appena segnato il Cagliari. E siamo al 18esimo minuto del primo tempo. Coppa del Re, di sedicesimi finale. Siviglia giocherà alle 19:30 contro il Catanzaro, Barcellona contro il Real Murcia e Real Sociedad contro l'Espot. Alle ore 21:30 giocheranno Atletico Madrid contro Elche, Atletico Bilbao contro Formentera, Las Palmas contro Deportivo. Ah, ecco, ha segnato per Cagliari, scusate, ritorniamo alla partita del Cagliari, ha segnato De Sena. Andiamo a vedere invece l'NBA, giocherà all'1, alle 2 e alle 4 di mattina, ora italiana. Bene, da AWGiroDest, R1, questa radio. Ci sentiamo domani per TG Sport, come di consueto, da Alvaro Giordest, R1 e Stabaradio. Ciao a tutti, da Marco, è tutto!